questo, e di farlo al contrario di quello che accade normalmente nella comunicazione, non attraverso lo svolazzo superficiale da un tweet all'altro, da un cinguettio all'altro, ma attraverso un approfondimento critico che ha come obiettivo prima di tutto la conoscenza della storia, senza la quale, concedetemi questa formula molto contratta, molto semplice, non si va da nessuna parte, letteralmente. Non si sa chi si è, da dove si viene e perché si è nelle condizioni in cui si è. I primi quattro corsi, in modo particolare, definiscono come dire, un tratto di storia politica in parte contemporanea e in parte moderna, che nel loro insieme danno un'idea di cosa è successo in quel capitolo fondamentale della storia italiana che è il mondo del lavoro, cosa è successo lì dentro. Per cui si parte dalla figura storica di Giuseppe Di Vittorio, si racconta come è nato, Fiorenzo diceva, il sindacalismo moderno, diciamo così, come si è costruito l'architrave di quella che sarebbe diventata la CGIL in era repubblicana, almeno nella sua prima fase. Ci sarà poi un secondo corso, quello del 7 di aprile, che sarà dedicato a quello che appunto viene chiamato il secondo biennio rosso, con una forzatura, in qualche misura con una forzatura di carattere storico, ma anche, lo scoprirete, con profondissime analogie, proprio perché tutto si tiene. La grande esperienza dei consigli di fabbrica, che si è prolungata ben oltre il 69, lungo un decennio, ha lasciato un solco profondissimo nella storia di questo paese, richiama moltissimo l'esperienza ordinovista di Gramsci del 1919-20, che fu un'esperienza dentro la quale si consumò anche la possibilità di una rivoluzione d'Italia, in Italia, nella quale viene in luce l'esigenza formidabile della costruzione del partito politico del quale discuteremo poi a settembre, a ottobre, nell'ultimo dei corsi che dedichiamo a questo argomento. Quindi il secondo biennio rosso proverà a raccontarvi cosa è stato il movimento sindacale italiano nel suo complesso, nella sua complessità, nella fase più feconda. Cosa ha prodotto nei rapporti sociali italiani, quali modifiche ha determinato perfino nel panorama legislativo di questo paese, in una fase nella quale il sindacato aveva raggiunto livelli di prestigio inimmaginabili oggi, nella sua capacità di penetrazione anche nelle coscienze e nella ridislocazione di interi strati intellettuali. Il sindacato che era in quella fase il punto di riferimento, la stella polare di un grandissimo processo di rinnovamento del paese, che poi si è riverberato anche nella produzione legislativa. Ricordiamoci che in quella fase esiste in Italia anche, e scusate se è poco, il più grande partito comunista dell'Occidente. Il terzo corso sarà invece dedicato più specificamente alle evoluzioni che bisogna conoscere, che sono state in realtà delle involuzioni, dalla promulgazione dello Statuto dei diritti dei lavoratori e delle grandi lotte che hanno generato la possibilità di far entrare nella legislazione lavorista, che allora addirittura non c'era neanche come concetto, il diritto del lavoro nasce in sostanza con le grandi lotte operaie del 69 e entra dentro la legislazione e quindi recupera un messaggio fondamentale della Costituzione solo a partire da quella data. Ecco, noi percorreremo nel terzo corso la strada che va dallo Statuto dei diritti dei lavoratori, delle lotte che l'hanno preparato, fino ai giorni nostri, passando quindi attraverso tutte le scansioni, tutte le rotture di faglia che hanno portato ad oggi, e lo ripercorreremo tutto. Il quarto ed ultimo punto su questo tema, che potremmo definire genericamente del lavoro, invece sarà uno sguardo intorno a ciò che è successo nell'organizzazione capitalistica del lavoro e dei rapporti sociali di produzione, nel capitalismo finanziario e digitalizzato, cioè come oggi si restaurano nuove forme di dominio.
Sono tutte cose che nel programma che voi avete avuto in mano, nella traccia che abbiamo cercato di delineare come sottotitoli di ciascuno dei corsi, costruisce il filo di un ragionamento che poi naturalmente verrà esplicato nel corso della discussione. Quindi l'augurio è che, per ovvie ragioni, che a questo punto non c'è nemmeno bisogno di spiegare ulteriormente, sarebbe molto importante, è molto importante, che chi comincia a seguire questo corso segua proprio tutta la concatenazione nei suoi vari episodi, nei suoi vari momenti e quindi nel ciclo di tutte e quattro le lezioni. Poi ci sono gli altri temi che avete visto e vedrete anche lì come le connessioni, che possono sembrare più labili, meno esplicite, ci sono e come. E fino ad arrivare, ripeto, alla conclusione di questa prima fase di corsi, che non esaurisce il campo del sapere e il lavoro di scavo che bisogna compiere. Non ci fermeremo lì. Naturalmente questo dipenderà anche dalla possibilità, che io mi auguro cresca anche rispetto a questo primo corso, di avere nuove iscrizioni. Abbiamo detto che non, per la Rifondazione Comunista, che sostiene questa iniziativa, un grosso impegno anche lavorare, preparare i corsi, fare le dispense, unire alle cose che diciamo anche la visione attraverso i film, i documentari, veri e propri film, l'utilizzazione di qualche strumento che propone diverse forme di comunicazione. Io sono sempre stato convinto che il film, quando è fatto bene, quando è efficace, quando scava in profondità, è uno straordinario strumento, soprattutto nei confronti dei giovani, per avvicinare i giovani al problema di cui poi si discute più approfonditamente. Lo abbiamo già sperimentato per chi c'era discutendo del pensiero del giovane Marx, proiettando il film di Peck, molto bello, molto efficace, e che rappresenta lo scuotimento necessario per poi consentirti di avere... Ecco, questo è lo sforzo che stiamo facendo. Se va bene, come noi ci auguriamo, poi continueremo. Non è che a ottobre si chiude la partita, continueremo, perché la formazione culturale, politica, storica, sociologica deve essere uno strumento fondamentale che ti aiuta anche nella costruzione del tuo lavoro concreto quotidiano. Cioè, guai se si determina una separazione fra i due momenti, come se la cultura appartenesse a una dimensione intellettuale astratta, separata, e poi invece c'è l'attività pratica, che è il fare, il concreto. No, le due cose si devono assolutamente compenetrare. E allora, se ti impadronisci di questi strumenti, diventi, come è successo in altre epoche, quando la formazione la si faceva come strumento sistematico di lavoro, diventi una forza della natura. Così succede. Così sono nati, si sono costruiti, avvicendati, trasformati interi gruppi dirigenti, quando la politica riposava non sul politicismo di qualche ceto politico, ma riposava sulle gambe di grandi masse di persone. Ecco. Fatta questa considerazione preliminare, oggi ci occupiamo di Di Vittorio, ascolterete un paio di relazioni, apriremo il dibattito e credo che alla fine di questa ragione vi potrete rendere conto della ragione per la quale abbiamo iniziato da qui. Stefano, a te. Grazie. Intanto grazie a tutti e a tutte per l'invito, e soprattutto grazie a Dino perché mi ha dato una grande fregatura. Io non sono un esperto di Di Vittorio, però stimolato dalla richiesta mi sono ritrovato a rileggere delle cose che avevo letto in passato, 20 anni fa, 30 anni fa, o andarne a cercare di nuove, perché mi ha incuriosito questa ipotesi di tornare a capire un pochettino cosa accadeva in Italia da inizio secolo fondamentalmente fino agli anni 50. E mi è stato utile, cioè è diventato un percorso per me di autoformazione che spero di riuscire a rendere, quindi più che come docente pensatemi come uno di quelli che in qualche maniera è stato costretto, oserei dire, Dino me lo passi, a reimmergersi in un tema. Prima di iniziare però una piccola chiosa, oggi è un giorno importante,
Il 10 marzo del 1948 veniva ammazzato a Corleone Placido Rizzotto, un altro dei grandi del sindacalismo italiano. Soltanto oggi, 71 anni dopo, Palermo gli dedica una via. Fatto positivo, figuriamoci, l'apprezziamo come cosa. Però che un pezzo di storia di questo paese venga ricordato 71 anni dopo la sua uccisione dai mafiosi, tenendo conto che in quel periodo ad ammazzare i sindacalisti erano o i poliziotti o i mafiosi, dà l'idea di quella che è stata la nostra storia anche in senso, come diceva giustamente Dino involutivo. E io di Vittorio mi ci sono avvicinato per una ragione che forse farà anche irritare qualcuno. Io nel 77 ero fra quelli che contestò l'AMA all'università. E fummo abbastanza cattivelli, ecco. Usciti da pochi giorni dopo, tra le critiche che ricevemmo da alcuni compagni è: ah sì, voi non avete capito niente del sindacato, andatevi a guardare, a leggere Di Vittorio. E andai a trovare un libricino, una libreria che purtroppo adesso non c'è più a Roma, una libreria, pensate, gestita da una compagna che si chiamava Anna Maria Gaggio e che era la sorella di Heidi Giuliani, ma anche questa è un'altra storia. Mi trovai un libricino di titoli riuniti, ma proprio non ricordo neanche l'autore, francamente, che era una sorta di apologia dell'uomo, del sindacalista, del comunista di Vittorio. E devo dire, dico, beh, però ho da una parte una figura del genere, ho dall'altra parte Luciano Lama, due mondi diversi. E mi è rimasto sul gozzo una vicenda del genere. Passano parecchi anni, mi ritrovo con il fatto che la mia compagna lavorava all'epoca in archivio CGL. Un giorno dice: Stefano, ma perché non ti viene a vedere una cosa? Io vado in archivio, mi fido e mi trovo una cosa che mi ha fatto scendere le lacrime, ovvero le lettere a Peppino. Faldoni interi di lettere sgrammaticate, scritte in maniera dolorosa, cioè vedevi il dolore di quelle mani da quelle lettere, di uomini, soprattutto uomini, anche donne, devo dire, soprattutto uomini, che scrivevano al loro segretario della CGL chiamandolo compagno Peppino o caro Peppino, e accanto ad ogni lettera c'era la risposta. Accanto ad ogni lettera c'era la risposta e c'era la firma. Allora, evidentemente ha a che fare con qualcosa, con una persona di una statura umana, oltre che politica, straordinaria. Però appunto rischi di fare l'apologia, rischi di creare un santino. E cominci a leggere, e appunto per colpa anche di Dino sono tornato a leggermi un po' di cose. E le cose che sono uscite negli ultimi anni tirano tutte per la giacchetta la storia di Di Vittorio. Chi vuole enfatizzare il contrasto con Togliatti, che pure c'è stato, non è che non ci sia stato. Chi vuole farne un riformista anche se non lo sapeva di essere. Chi vuole farne uno che è sceso a compromessi 12.000 volte. Chi vuole farne uno che ormai non fa parte più del presente. Mi sono convinto che gran parte di questi ritratti raccontano pezzettini di verità, ma non raccontano tutta la verità, perché la verità è molto complessa. Con Dino ho avuto il piacere e la fortuna di lavorare a Liberazione e ci siamo sempre interrogati sul fatto che la realtà, le cose che andavamo a raccontare, non potevano essere raccontate e spiegate in un bianco-nero, una semplificazione micidiale. E la seconda cosa che mi sono andato a rivedere è una cosa che riguarda la mia città. Io vengo da Roma, quindi per forza di cose. Noi adesso pensiamo strano, guardiamo strano, anzi viene considerato inaccettabile il fatto che un sindacalista sia contemporaneamente un uomo politico. Anzi, è una bestemmia quasi, i due mondi devono vivere separati, totalmente separati. Giuseppe Di Vittorio questo non è stato, come non lo è stato per gran parte dei sindacalisti, non soltanto comunisti dell'epoca. Anzi, l'impegno politico
diventava parte integrante dell'attività sindacale e l'attività sindacale era parte integrante dell'intervento politico. Si entrava in Parlamento per portare il mondo del lavoro e si restava a contatto con i lavoratori perché con le istituzioni bisognava farci i conti. E una cosa che mi era totalmente uscita fuori dalla ricostruzione che mi ero fatta è che nel 1952, quindi anche lì qualche annetto fa, Giuseppe Di Vittorio viene candidato nel PC al Consiglio Comunale di Roma. Roma dice: che c'entra Roma? Roma non c'ha gli agricoltori, Roma non c'ha i lavoratori delle grandi fabbriche del nord, Roma è il ceto impiegatizio. Prende più voti del sindaco Rebecchini, che era il palazzinaro delinquente del potere cattolico romano, quello che divenne sindaco, 70.000 voti. Evidentemente era riuscito a parlare a un mondo con cui apparentemente non aveva relazioni. Come ha fatto? E te lo domandi. E lì pensi che ci sia appunto una storia e una statura. La storia di Vittorio è allucinante per molti versi, perché lui comincia a diventare sindacalista forse da quando è nato, cioè diventa orfano di padre già da molto piccolo. Si racconta che il primo sciopero che ha messo in piedi era per ottenere più gocce d'olio nel pane e sale che davano da mangiare ai braccianti. Davano una zuppa che era composta da pane e sale. È quasi una leggenda che la richiesta era di avere più gocce di olio per dargli più sostanza a quel pane e sale. Immaginiamo il livello di povertà, di abbrutimento totale. Vittorio è costretto a lasciare la scuola, cosa che per cui ha sofferto veramente. La sua è una cultura d'autodidatta, totalmente d'autodidatta. Diventa anche giornalista, tra l'altro, quando durante il fascismo dirige La Voce degli Italiani da Parigi. Lui è il direttore di un giornale, eppure nasce Cafone, perché così chiamavano i lavoratori del sud, non solo della Puglia, in generale del sud. Cafone significava meno che essere umano, avere meno diritti che una persona. A me ricorda qualche cosa del presente, ma forse perché sono troppo immerso in certe questioni. E il Cafone, che diventa rapidamente un dirigente sindacale dell'USI, ecco col sindacalismo rivoluzionario agli inizi della sua storia, per esempio capisce al volo una cosa, che nel 2019 molti dirigenti sindacali non hanno ancora capito. Che non considerare l'importanza dell'unione fra lavoratori stranieri, esterni e lavoratori autoctoni è fondamentale. Come facevano i padroni, gli agrari del bracciantato del Tavoliere? Quando tu facevi troppe rivendicazioni, portavano lavoratori da Bari, dall'estero, appunto, da Bari, da Foggia a Bari, da Bari a Foggia, era l'estero. Prima diventavano erano i grumiri quelli di Bari, erano i nemici. Di Vittorio era uno di quelli che non accettava lo scontro fra lavoratori, e su questo è sempre, ecco, una delle sue caratteristiche forse strutturali che ha lasciato come impegno sindacale, per cui bisognava trovare il modo che i lavoratori lottassero insieme. Il lavoratore che arrivava da Bari non era il nemico del lavoratore di Cerignola da cui proveniva lui. Il nemico era il padrone. Ed era già in quel periodo, capitato di leggere alcuni stralci di discorsi, una strana commistione, e anche questo può essere utilizzata per tirare da una parte e dall'altra. Poi, scusate se ci metto anche le mie letture personali, utilizzava un linguaggio che era molto molto aggressivo, molto
molto accorato, anche qualcuno lo definirebbe oggi populista, in termini di richiamo alla lotta, però poi trattava, perché il punto fondamentale del suo ragionamento era: da ignorante, da cafone, dobbiamo migliorare le condizioni di vita dei lavoratori. E così diventava pericoloso, così finisce segnalato dalla polizia già in epoca prefascista. E tra l'altro l'ignorante che si compra il vocabolario, riesce a comprarsi un vocabolario, riesce a cominciare a scrivere, la prima condanna la ottiene per un articolo, la prima condanna penale nel 13 o nel 14, se ricordo bene, una cosa del genere. Senza macchia e senza paura? No, assolutamente no, perché per esempio antimilitarista, totalmente contrario all'idea di guerra, totalmente partiva dal presupposto che era tipico di, soprattutto dei compagni dell'USI dell'epoca, per cui è il padrone che organizza le guerre e sono i poveri, gli sfruttati che le vanno a combattere. Lui nel 15 diventa interventista e parte per la guerra. Viene ferito abbastanza rapidamente, finisce in Libia addirittura, poi lo rimandano in Libia, fatica anche a tornare in Italia, però è un'esperienza che è una contraddizione tutt'altro che risolta, perché lui la spiega in questa maniera: è convinto che si debba essere socialisti, all'epoca socialisti, difendendo anche la nazione. Oggi questa è una cosa che stride un pochettino, ma pensiamoci anche un po' con gli occhi dell'epoca. Esattamente, era proprio lì che poi volevo arrivare. E tra l'altro una delle ragioni per cui diventa interventista, le contraddizioni che escano fuori, sono anche gli articoli di Mussolini sull'Avanti, del Mussolini socialista, massimalista e socialista. Quindi non c'è una storia a tutto tondo e precisa. Nel frattempo però in Puglia succede di tutto. Lui la definisce, tra l'altro, De Vittorio c'aveva anche questa cosa delle sintesi semplici, la terra degli eccidi cronici. Dal 14 al 22 ammazzano 50 lavoratori, la polizia, 50 lavoratori in protesta. Evidentemente il conflitto c'era, evidentemente la voglia e la capacità di mobilitarsi c'era, le camere del lavoro cominciano a crescere, cominciano ad animarsi, cominciano a produrre politica, tra l'altro, e lui diventa sempre più pericoloso. Lo è per gli agrari, all'epoca non sono a Roma ma avrebbero probabilmente compreso un po' di più. Nel Foggiano c'era una famiglia di agrari, i Caradonna, che sono stati erano tra i più importanti fascisti della Puglia, che poi sono emigrati a Roma a fare i fascisti a Roma. Con i Caradonna erano i mazzieri in Puglia negli anni 10 e negli anni 20, diventano i mazzieri negli anni 60 nelle nostre università. Sono passate di generazione in generazione con una continuità, una coerenza da apprezzare. Il problema è che poi Di Vittorio comincia a conoscere la politica e cominciano a capire le persone che gli stanno attorno, comincia a capire il Partito Socialista, per esempio, che sarebbe un ottimo parlamentare. Ma nell'organizzazione in cui all'epoca milita non è prevista la possibilità di andare in Parlamento, si è antiparlamentari per eccellenza. Lui viene eletto in Parlamento e non ci va mai, dice assenteismo, no, perché in quel periodo era più importante fare lotta di classe, restare nel territorio, restare là dentro. Riesce a rompere con un compromesso, con una soluzione un po' levantina?
ci riesce, se la gestisce, però è considerato un... diventa parlamentare, in quanto parlamentare esce di galera perché nel frattempo l'avevano arrestato. Era nato il PC intanto, nel 21 era nato il PC. Lui non aderisce subito al Partito Comunista Italiano, entra prima nei socialisti. Entra nel PC nel 24, dopo aver conosciuto quel sardo di cui parlava prima Dino, un certo Gramsci. Si racconta che quando, dopo il primo incontro con Gramsci, ne uscì esaltato, dicendo: qualcuno che vive, trasforma in politica e in teoria politica le cose che vivo io, che penso io. Il suo prolungamento, esattamente. Infatti nel 24 entra nel Partito Comunista Italiano, quando ormai la situazione in Italia è disperata, è totalmente disperata. Lui scappa in Francia, poi va a Mosca. A Mosca non è gradito totalmente, lui entra nella Federazione dei Contadini, però è considerato un po' un eretico, è considerato un po' una persona... Sì, appunto, arrivato da poco, non ha la formazione bolscevica strutturata, è uno che impara, anzi lo mandano, c'è chi lo manda a Mosca, l'altro ci va con un falso nome, si chiama Nicoletti, ce lo mandano con la richiesta d'attenzione, dice: fatelo crescere bene, fatelo maturare bene, attenti che tipo di... Per lui Di Vittorio è un uomo di partito, e in quanto uomo di partito cresce imparando da quello che era in quel momento la rivoluzione sovietica, in un momento complesso, perché gli anni 24-26 non sono semplici in una sovietica. Tira fuori una riflessione che è interessante, secondo me, e che torna un po' indietro. A Mosca la possibilità di studiare, come in parte ce l'ha avuta a Parigi. Comincia a diventare una persona anche di cultura. E lì tira fuori ancora una volta il dolore per il fatto che essere stato privato della possibilità di studiare e il fatto che gran parte dei contadini erano privati della possibilità di studiare è un limite, è un problema. Come era un problema l'alcolismo, come era un problema la vita costretta all'estremo degrado. Mosca gli dà un'idea anche di disciplina? Probabilmente sì. Di prospettiva... non per se stesso, ma per il mondo che si vuole creare diverso, secondo me in maniera anche molto molto interessante. Anche lì purtroppo noi siamo ormai obnubilati da ricostruzioni totalmente alla Paolo Mieli, appunto, a Mauro Mieli, così deteriorizzate, così deteriori di quella che è stata la rivoluzione sovietica. Per carità, nessuno rimpiange Stalin qua dentro, almeno penso, spero, ma per cui tutto quello che c'è stato lì dentro era va buttato al macero, no. Quello forse è stato un periodo fecondo per un sacco di compagni e compagne di mezzo mondo, che poi sono riusciti a portare le cose che facevano in gran parte del pianeta. Quando torna in Francia nel 26, ci torna perché si vuole liberare anche dalla vita in Urss. Ci torna perché dalla Francia pensa di poter tornare in Italia. E in effetti in Italia ci torna. Ci torna perché i francesi lo arrestano, lo restituiscono alle autorità italiane. E finisce il confine. Anche lì vicende assurde. Nel 30 riesce a tornare a Parigi.
nel 1934 è tra gli artefici, perché ormai è diventato una persona importante nel Partito Comunista d'Italia, il patto d'unità d'azione fra comunisti e socialisti, che è una ricomposizione. Questa cosa della ricomposizione lo porterà, lo trascinerà per tutta la vita sua, l'idea che i lavoratori e le forze dei lavoratori non debbano essere disunite a qualsiasi costo, anche a costo di cedere, poi lo vedremo dopo la liberazione, lo porterà anche a fare scelte che vengono spesso contestate sia da destra che da sinistra a Di Vittorio. Perde la moglie nel 1935 e nel 1936 parte per la guerra di Spagna, Brigata Internazionale. Alcune biografie raccontano che era presente anche a Guadalajara, non è vero, scappa via prima, torna via in Francia prima. Nel frattempo resta vedovo con due figli, una situazione personale, economica e umana totalmente priva di prospettive. E che fa? Diventa direttore di un giornale, appunto La Voce degli Italiani. Ci vuole coraggio, essere esule, sapere che i nazisti stanno per muoversi, siamo già tra il 36 e il 39, sapere che la guerra è vicina, chi stava lì in quel periodo lo sapeva che la guerra era vicina. Eppure lui fonda un giornale antifascista, fortemente antifascista, tra l'altro anche innovativo, ho visto delle copie interessanti da questo punto di vista, perché c'è spazio per lo spettacolo, c'è spazio per la cultura, c'è spazio per il cinema, ci sono articoli sui diritti delle donne, quindi con un'idea di chi guarda avanti. Commette un errore il caro Giuseppe. Quando c'è il patto Molotov-Ribbentrop, non gli piace, lo dice in maniera esplicita. Questa non gliela perdoneranno per parecchio tempo nel PC, non gliela perdoneranno mai in Unione Sovietica, non gliela perdona il suo omonimo Giuseppe che viveva dall'altra parte del continente. Finisce a Ventotene nel 1941. Lo riconsegnano un'altra volta in Italia e viene confinato a Ventotene, dove è uno degli ultimi a essere liberato. C'era dopo il 25 luglio cominciano a partire le persone da Ventotene, il sud è libero. Per Di Vittorio è meglio aspettare un pochettino, prima gli altri. Quando torna però torna alla grande, torna da pezzo da 90, torna in condizioni per cui non... torna e diventa immediatamente, fa nascere, contribuisce alla nascita della CGIL, non la CGL che c'era in epoca prefascista, la CGIL. E qui si ritorna al discorso nazione, che per Di Vittorio ha una sua importanza, la prende da Gramsci, la prende molto da Gramsci come in seconda battuta, e non in senso restrittivo, ma in senso di costruzione di identità, si rende conto, in maniera molto raffinata secondo me tra l'altro, altro che Cafone, si rende conto che il proletariato italiano ha bisogno di una propria identità. E in quel momento l'unica identità, oltre che essere sfruttati ed essere lavoratori, è quella dell'essere italiani. Dopo l'occupazione tedesca e dopo quello che è accaduto in tutto il paese. E questo gli permette di parlare in contemporanea, tranquillamente, ai cafoni del sud Italia e agli operai delle grandi fabbriche del nord. Due mondi totalmente diversi, ma socialmente, antropologicamente, oserei dire, diversi. Ancora non c'erano state le ondate migratorie dal sud verso il nord. Erano proprio due, non a caso, al di là del fatto che la liberazione avviene in fasi diverse e in condizioni, in contesti totalmente diversi. Ma parliamo di due mondi che sono
quasi agli antipodi, eppure diventa capace di parlare contemporaneamente a uno dei mondi e all'altro. La seconda moglie dice, perché lui parlava col corpo. Sì, sicuramente c'entra anche questo. Secondo me c'entra l'aver avuto anche una visione politica estremamente avanti nel tempo, ripeto, carica di contraddizioni, perché per esempio l'idea che si possa continuare a vivere in un sindacato unitario in cui già i cattolici, spinti dalla nata Democrazia Cristiana, remano da un'altra parte, nel 47 i socialisti si spaccano in due e già i socialisti hanno problematiche loro interne, e mentre i socialdemocratici premono per fuoriuscite. C'è il tentativo di rendere il sindacato compatibile col sistema produttivo che sta per rilanciarsi, per ripartire in Italia. Come? Comprimendo i salari, chiedendo sacrifici, chiedendo antica storia, non è che è iniziato adesso. Il piano per il lavoro del 49 di Vittorio, il piano del lavoro, che è forse un'altra delle cosine che farebbe bene a qualche dirigente sindacale di studiare, dargli un'occhiata quantomeno. È chiaro, il mondo del lavoro è cambiato adesso, non è quello del 1949, però dare un'occhiata alla visione di società che c'è in quel tipo di idea, con tante lacune, con tanti elementi di problematicità, non era il sol dell'avvenire, però con l'idea al centro della crescita del livello dei diritti, oltre che dei salari delle persone, il rispetto dei contratti, la vita nelle fabbriche così come nei campi, il piano industriale, la nazionalizzazione delle industrie e la questione energetica, pensate nel 49 come elemento focale. C'è tutto da quel punto di vista. Ma nel frattempo era capitato qualcos'altro. Era capitato il 18 aprile del 48, con la sconfitta del fronte. C'era stato il piano Marshall prima, che aveva portato liquidità in maniera micidiale nelle tasche dei padroni per un modello di sviluppo ben preciso in Italia. E c'era stato l'attentato a Togliatti. Attentato per cui Di Vittorio paga le conseguenze, considerato uno di quelli che è la causa dei tanti incidenti che ci sono in Italia in quegli anni. Ed è Di Vittorio però a fermare lo sciopero ad oltranza indetto da tutti i lavoratori per protestare contro il tentativo di omicidio di Togliatti. Nel 49 lui diventa presidente della Federazione Sindacale Mondiale, che all'epoca non contava nulla, è una carica quasi di prestigio più che di grande importanza dal punto di vista, però scopre la differenza, comincia ad affrontare in maniera più complessiva le differenze fra il sindacalismo del mondo anglosassone e quello del mondo sovietico, diciamo del patto di Varsavia, e scopre le contraddizioni in entrambe le parti. Dall'altra la totale disponibilità a cedere per quanto riguarda gli interessi patronali, o comunque l'idea che si debba convivere con l'idea di modello di sviluppo capitalista a qualsiasi costo. Sì, sindacalisti migliori, sindacati più combattivi, proposte più alte, però tutto sommato nei termini della compatibilità. Dall'altra l'idea che il mondo dei lavoratori è già rappresentato dal Partito Comunista che governa e quindi non ci siano conflitti. Poi però c'è Poznan in Polonia, poi ci sono i fatti del 56 in Ungheria, dove capita una delle vicende più dure per Di Vittorio. Di Vittorio condanna all'inizio l'attacco, l'intera CGL condanna l'invasione in Ungheria.
a novembre, un mese e mezzo dopo, è costretto a ritrattare. È costretto a dire no, sono reazionari, i comunisti hanno ragione. Avviene in un contesto semplice una cosa del genere? No, avviene in un contesto che è drammatico, perché avviene in un contesto in cui l'offensiva padronale, parlo dei primi anni 50, è tornata forse in maniera quasi, oserei dire, quasi peggiore che nel periodo fascista. Da Valletta alla Fiat ai tentativi, agli arresti, alle migliaia di arresti di sindacalisti, alle schedature sindacali, tanti anni dopo ne abbiamo avuto notizie, al confinamento nei reparti, alle violenze di piazza, in cui mazzieri neri e mazzieri in divisa agivano con la stessa violenza e con la stessa crudeltà. Il sindacato ha le corde in quel periodo, non riesce a uscire fuori, perdono anche i consensi. Se ricordo bene, nel 1953 in Fiat la FIOM passa dal 60% al 36%. E poi si scende anche sotto il 30%. Perché? Perché il lavoratore non si sente più al centro di un progetto politico di cambiamento totale. Mentre invece arrivano le offerte paternalistiche, i piccoli avanzamenti, la possibilità di dividere i lavoratori. In questo senso Di Vittorio è un uomo sconfitto, perché il suo tentativo di garantire l'unità fra i lavoratori viene spazzato da un progetto molto più ampio, che è di ridefinizione del mondo del lavoro, di totale ribaltamento, per cui il lavoratore non deve essere più a fianco all'altro lavoratore, ma deve essere diviso, deve essere in competizione. Lui vive malissimo quella fase, vive malissimo perché non ci sono gli strumenti per controbattere un'offensiva di questo tipo. Ci sono lotte, figuriamoci, non è che c'è rassegnazione, ci sono anche grandi mobilitazioni, c'è la presenza, in qualche maniera un rientro potente nel partito, anche lì si è tanto detto in maniera negativa del rapporto fra Di Vittorio e Togliatti. Il rapporto fra Di Vittorio e Togliatti è stato per molti versi complementare, oserei dire. Laddove poteva agire uno, non poteva agire uno, agiva l'altro. Con degli elementi di criticità, con dei momenti di scontro aperto, netto, leale, tra l'altro, devo dire. Però sapendo che si stava entrando in una fase che era dura, da cui si sarebbe usciti soltanto col secondo biennio rosso, almeno a mio avviso. Peccato che a quel biennio rosso Giuseppe Di Vittorio non ci arriva, cominciano gli infarti e quando se ne va, dopo un comizio a Lecco, dopo un intervento a Lecco, un'altra storia di quelle, un altro che muore sul lavoro, gli avevano detto che doveva piantarla, doveva starsene un po' a riposo, doveva smettere di fumare, non doveva permettersi di continuare a fare la vita che faceva. Ha 3 infarti in un anno, eppure continua a macinare chilometri e chilometri perché deve ricostruire l'unità fra i lavoratori, l'unità fra i lavoratori, l'unità fra i lavoratori. È la frase che ti senti ripetere in maniera più quasi ossessiva, quasi più parossistica. Quando se ne va, il sindacato già pensa di aver trovato chi può sostituirlo. La mia impressione, e la chiudo in questa maniera, sapendo di aver fatto un viaggio molto superficiale, molto, molto per intuizioni più che altro, poi io sono convinto che di Di Vittorio poi non ce ne sono più stati. Abbiamo avuto grandi dirigenti come Trentin, figuriamoci, nonostante tutti gli elementi di critica aspra,
non c'è paragone fra un Luciano Lama e quelli che gli sono succeduti, io ripeto, tra quelli che stava sotto il palco il 17 febbraio del 77 dall'altra parte. L'impressione è che però il messaggio, il percorso politico e umano di Vittorio, ma soprattutto quello politico, tra l'altro, non soltanto quello sindacale, ma proprio quello del essere comunista in quel periodo, che non era facile, era forse addirittura più difficile che essere dirigente sindacale. Essere comunista quando si scopre, quando si va verso la destabilizzazione, essere comunista quando la guerra fredda ti mette il muro, letteralmente, quando anche il mondo cattolico con cui aveva interloquito per tantissimi anni ti sbatte la porta in faccia, perché sei comunista. A me fa tanto pensare all'adesso, all'oggi, e non lo dico per voler attualizzare. Penso che se qualcuno comincerà, e me lo auguro, a rivedere il modo d'essere della CGIL, e lo dico in maniera ancora più franca, anche dei sindacati di base, non soltanto della CGIL, se volesse ricominciare a pensare a un percorso di reinsediamento reale nel mondo del lavoro, torniamo alle fabbriche, torniamo nelle fabbriche del Di Vittorio dopo la sconfitta dei primi anni 50, se facesse una cosa del genere ci sarebbe un lavoro enorme, lungo da fare, che non pagherebbe, sarebbe grigio, sarebbe quello del farsi il culo e dello stare nei posti duri alle 5 del mattino. Sarebbe quello del chi comincia a ricondividere la non qualità della vita di chi lavora. Ieri parlavo con una compagna della logistica che si occupa della logistica a Treviso, mi raccontava della vita che fanno i lavoratori della logistica, quasi tutti immigrati. Andare a praticare il conflitto con loro, o andare a Rosarno, o andare a Nardò, siamo ritrovati un po' di tempo fa con Dino da quelle parti, ma non andarci una volta, reimparare a starci, potrebbe far rinascere un sindacato. E io arrivo a chiuderla con una, la butto lì, una cosa che è molto poco materialista, con una profezia. Secondo me di Vittorio ne stanno nascendo tanti. Stanno nascendo nelle baraccopoli di San Ferdinando sgomberate dall'esercito l'altro giorno, dove i lavoratori dell'agricoltura prima si sindacalizzano e poi cominciano a pensare anche alla politica. Ne potrebbero nascere appunto negli impianti della logistica, ne potrebbero rinascere nel mondo iperdistrutto della chi fa i lavori ultra precari. Stiamoci attenti, anzi ci stessero attenti, perché qualche segnale interessante comincia a esserci, e magari qualcuno, forse col colore della pelle diverso, forse con un accento diverso, forse cafone come era cafone un Di Vittorio, potrebbe riuscire fuori. Non ne basterebbe uno, però forse ci dovremmo investire anche in una prospettiva del genere. Credo che questo sia un po' il nostro impegno, anche come comunisti, anche come militanti, dirigenti di Rifondazione Comunista. Grazie. Bene, grazie Stefano, anche per la passione, non c'è bisogno di scavare il filigrana per sentire, per avvertire che è un ingrediente fondamentale senza il quale non c'è razionalizzazione politica che tenga. Vi chiedo, volete fare una pausa di 5 minuti, ma 5 minuti devono essere, o parto subito?
Benissimo. Allora, sulle fondamenta di questa ampia ricognizione biografica, per forza di cose fatta per sommi capi, ci sarebbero altre cose di cui parlare. Sarà a disposizione sul sito della formazione, lo troverete integralmente, salvo le cose che in mezzo ci metterò, vabbè, ma quello lo apprenderete attraverso gli appunti, le cose che registrerete anche a Firenze. Di Vittorio è diventato presidente della Federazione Sindacale Mondiale. Cioè, questo è un aspetto di straordinario, ma quando dico presidente della Federazione Sindacale Mondiale, non mi riferisco a una sua nomina avvenuta per effetto della convergenza fra ceti sindacali. Esatto. Lui è stato un uomo amato e conosciuto in tutto il mondo. Ci sono degli aspetti che probabilmente solo le immagini possono trasmettere, sentirete le testimonianze oggi. E chi ne avrà la possibilità, provi anche a vedere, lo si può trovare su Rai Play, il film interpretato da Favino, molto bene. L'interpretazione di Vittorio, di cui ci sono alcuni frammenti anche nel documentario che vedete, che inframezzano le testimonianze, è un film molto efficace, con qualche lacuna, che magari nella discussione successiva cercheremo di evidenziare. Per esempio, ve ne cito soltanto uno, il rapporto con Dino Bozzi. Dino Bozzi è una figura importante, socialista. Quello che singolarmente si nasconde nel film è il rapporto con Gramsci, quando a un certo punto sembra che il capo degli operai torinesi sia Bozzi. Bozzi è il segretario dei metallurgici della CGL, della Confederazione Generale del Lavoro, prima della sua liquidazione ad opera di Mussolini, e che invece viene fatto passare, viene millantato come il dirigente di quello straordinario movimento. È noto che la Confederazione Generale del Lavoro molla i lavoratori torinesi impegnati nell'occupazione delle fabbriche. Esatto. E che in quella vicenda, subito dopo quella vicenda, avviene la maturazione politica di Vittorio. E Vittorio capisce, glielo dice esplicitamente, che quello che bisogna fare è compiere un salto nella cultura sindacale e nella cultura politica, e diventa comunista per quello, cosa che non abbandonerà nonostante gli scontri, i contrasti che poi metteremo a fuoco, per tutta la sua vita. Svolgerò soltanto alcuni temi, farò anche parlare di Vittorio se ci riesco con qualche plastica efficacia, perché l'uomo ha davvero molto da dire. Una delle prime e più importanti biografie che ho letto, assieme a quella di Eugenio Curiel, fondatore del Fronte della Gioventù e ammazzato dai fascisti, è stata proprio quella di Giuseppe Di Vittorio. E dal punto di vista della formazione culturale e politica e anche sentimentale, per me è stato un pilastro. Vediamo se attraverso questa relazione riesco a trasmettervi quello che io ho creduto di avere imparato da quella vicenda. Allora, io raccoglierò intanto un primo tema che parte proprio dalla pesante sconfitta subita nel 1955 dalla FIOM, alla quale tu ti riferivi prima, nella elezione della commissione interna della Fiat. E la radicale, coraggiosa e radicale riflessione autocritica promossa da Giuseppe Di Vittorio, che prese proprio avvio da quel durissimo scacco e che impresse una svolta radicale sul piano delle politiche contrattuali e della stessa concezione del rapporto fra organizzazione sindacale e lavoratori. Di
dicendo i lavoratori hanno sempre ragione. C'è una frase, che è quella che mi sta sollecitando adesso Stefano, che dà esattamente l'idea dello spessore non soltanto culturale dell'uomo, ma del tema dell'adesione profonda al sentimento delle masse dei lavoratori. La frase è questa: tu non devi mai preoccuparti se un lavoratore ti dà torto. Devi preoccuparti quando il padrone ti dà ragione, che come dire, rende perfettamente il senso di un'adesione, di una internità alla classe. Assieme ad un'altra frase, che anche nei momenti di maggiore difficoltà del Partito Comunista, che subì anche allora assedi formidabili, in particolare dopo la rottura del Fronte Popolare, ce n'è una che mi è rimasta particolarmente impressa, quando Di Vittorio dice: sapete che c'è? Che se anche i comunisti avessero sbagliato tutto, e non pensava che avessero ovviamente sbagliato tutto, i comunisti hanno insegnato al cafone meridionale, all'operaio di fabbrica, che davanti al padrone non ci si leva il cappello. Cioè questo straordinario elemento della dignità del lavoratore e della sua autonomia rispetto al padrone. Ebbene, tornando alla Fiat, quella riflessione sul 55 sarà destinata a innescare un processo di profondo di rinnovamento del sindacato, i cui frutti poi matureranno nel decennio successivo ed oltre. Diciamo che questa è la premessa che poi porterà allo scoppio formidabile degli anni 60, della fine degli anni 60. Il contesto storico-politico che qui richiamo, solo per collocare quanto seguirà in un quadro d'insieme, è quello segnato dalla conferenza di Yalta. Finisce la Seconda Guerra Mondiale, i vincitori della Seconda Guerra Mondiale decidono l'assetto del mondo, l'assetto del mondo che è il risultato della sconfitta del nazismo e dei fascismi. Cosa si diceva nella relazione finale di quella conferenza di Yalta? Si affermava, fra l'altro, che l'Europa era libera e si invitavano i paesi affrancati dal giogo nazista a svolgere elezioni democratiche e si sanciva l'impegno comune affinché tutti i popoli potessero fare che cosa? Scegliere liberamente i loro governanti. Questo c'è scritto nel documento conclusivo della conferenza di Yalta, che in realtà divide il mondo in zone di influenza, di qui e di là. Si sa poi che l'impegno fu totalmente disatteso nei decenni successivi, caratterizzati appunto dalla guerra fredda, e inaugurata dal presidente americano Dwight Eisenhower e dal suo segretario di Stato John Foster Dulles, che formulò la famosa teoria del rollback, cioè una strategia aggressiva per contrastare, se possibile rovesciare, senza esclusione di colpi, la diffusione nel mondo dell'influenza sovietica, che poi avrà altri sviluppi, il famoso piano Condor in America Latina. Non c'è paese dell'America Latina, non ce n'è neanche uno, dove attraverso il piano Condor, cioè un piano di destabilizzazione attraverso colpi di Stato, omicidi, eccetera, per fare in modo che il processo di trasformazione in società democratiche, di società che erano invece vissute sotto il dominio diretto degli Stati Uniti, potesse compiersi. Gli aiuti previsti dal piano Marshall per la ricostruzione in cambio dell'esclusione delle sinistre dal governo in Italia, dopo la liberazione, per 2 anni, il Partito Comunista, il Partito Socialista sono al governo. Cioè il fronte di liberazione nazionale si trasforma in governo. Il piano Marshall, il viaggio di De Gasperi negli Stati Uniti d'America, ha poi quest'esito, molto chiaro. Soldi, ricostruzione, però in cambio fuori i comunisti dal governo. E questo determina il fatto che il decennio successivo a quello della liberazione non sarà segnato
dall'antifascismo, come pure era scritto a chiare lettere dentro la Costituzione repubblicana, ma dall'anticomunismo, in modo esplicito, forte, violento. Le elezioni del 48 con la sconfitta del Fronte Popolare, la rottura dell'unità antifascista, la scissione sindacale della CGIL unitaria decisa dalla componente democristiana, dopo lo sciopero generale proclamato in seguito all'attentato a Togliatti, la scissione socialista con la fondazione del cosiddetto Partito Americano, il PSD, capeggiato da Giuseppe Saragat, la prima strage di Stato a Portella Ginestra tracciano la strada di una guerra di trincea in un'Italia che rappresenta la frontiera più esposta nel confronto post-bellico fra socialismo e capitalismo. Seguiranno gli anni dello scioltismo, della legge truffa, della repressione più dura dentro e fuori le fabbriche. Centinaia di morti. La borghesia industriale in quel periodo entra a piedi uniti nella lotta politica che si sviluppava nel paese, in perfetta consonanza col governo democristiano, la Fiat, punta di lancia di questo processo, rappresenta il fulcro di una potente offensiva antioperaia e anticomunista, la Fiat. Del resto, come osservò Giorgio Ghezzi, se si esclude la prima parte dell'esperienza giolittiana, in Italia le lotte del lavoro sono sempre state considerate sovversive dai gruppi politici dominanti, finché il paese, contrassegnato da una democrazia non compiuta, e sprofondato nella tragedia della dittatura e della guerra a fianco dei nazisti. È solo il lavoro con gli scioperi del 43 e del 44 che rompe lo schema del consenso di massa al fascismo. Sono il lavoro e la resistenza che impongono alle classi dirigenti profondamente compromesse con il regime, che impongono il patto costituzionale. Ma anche questa straordinaria legittimazione che il lavoro ottiene rimane in qualche misura sospesa, contestata, non solo ai tempi di Di Vittorio, evidentemente, giacché l'attacco e lo svilimento della Costituzione è quello che Gramsci definirà il latente sovversivismo delle classi dominanti, è il filo nero che attraversa l'intera storia repubblicana fino ai giorni nostri. Sovversivismo delle classi dominanti. Non a caso esperienze come quelle del comunitarismo olivettiano o del tecnocratismo di Enrico Mattei, certo corrosivo di un impianto democratico ma altrettanto certamente anti-americano, rimangono forme dei rapporti sociali capitalistici del tutto eterodosse nel panorama italiano, cioè episodi fuori dal paradigma dominante guidato e dominato dalla Fiat. Un'altra storia, ma vengono interamente rigettate. Olivetti è considerato nella Confindustria un cancro da estirpare, non c'entra niente, neanche quindi in forme più palesemente democratiche e disponibili ad accettare un ruolo del mondo del lavoro. Fatto sì è che alla riorganizzazione capitalistica, alla ripresa produttiva dell'economia, alla innovazione tecnologica e allo sviluppo di modi di produzione fondati su modelli fordisti e tayloristi non corrisponde in Italia, in quel periodo, né un'elevazione delle retribuzioni, quindi bassi salari, né tantomeno un qualche riconoscimento del diritto di coalizione dei lavoratori, che viene contrastato in ogni modo. Persino diversi economisti americani in quel periodo, sto parlando di economisti americani, si dolsero per il fatto che le ingenti risorse messe a disposizione attraverso il piano Marshall avevano prodotto sì una crescita sostenuta, ma fondata sul basso costo del lavoro, cosa che aveva impedito una contemporanea crescita dei redditi e generato un ristagno nella spesa dei consumi e nei consumi. Voi vi ricordate che Gerald Ford, che non era un anticomunista conclamato, però sosteneva che il problema della produzione delle macchine nella sua gigantesca impresa nordamericana doveva reggersi su un presupposto, che l'operaio della Ford doveva potersi comprare l'automobile, non perché fosse un filantropo o preoccupato del benessere dei suoi operai, ma perché bisognava rimettere in ciclo l'economia. In Italia no,
La Fiat persegue con metodo l'attacco ai diritti individuali e collettivi dei lavoratori, quindi licenziamenti politici, schedature di massa. Se ne contarono fino a 350.000 nella Fiat di Valletta, istituzione del premio antisciopero che restò in vigore fino al 1962. Verso la fine del 1952 la Fiat poi creerà i cosiddetti reparti confino, dove verranno concentrati e isolati molti militanti della FIOM, del Partito Comunista e anche del Partito Socialista. Tra questi, il più famoso di tutti, l'Officina Sussidiaria Ricambi, OSR, il cui acronimo OSR fu poi ribattezzato in Officina Stella Rossa, perché lì c'erano i comunisti, che durò fino al 57, quando sarà chiusa e tutti i lavoratori in organico licenziati, tutti. La repressione si salda in quel periodo a una condizione durissima della vita di fabbrica, fatta di controlli fiscali ossessivi, di aumento dei ritmi e di taglio dei tempi. A questa accanita versione della lotta di classe di impronta vallettiana si univa la configurazione di una sorta di welfare aziendale, mutue, case, pensioni, assicurazioni sociali, colonie, e un sistema discriminatorio e di favore fatto di prestiti, tanto più importanti in un quadro del tutto deficitario dei servizi pubblici sociali, che dava all'operaio e alla sua famiglia elementi di certezza tutt'altro che indifferenti. Cioè la Fiat usava il bastone e la carota. Bisogna anche tenere conto che fino alla metà degli anni 50 l'immigrazione prevalente in Fiat non è quella meridionale, non lo è ancora, ma quella che proviene dalle campagne piemontesi, dove l'autonomia culturale, i livelli di politicizzazione, la capacità di resistenza non erano certo quelli della parte più tradizionale e sperimentata della classe operaia torinese, e dove il mix fra repressione e paternalismo autoritario facevano senz'altro presa in una parte dei lavoratori. E tuttavia, pur nelle difficoltà e nelle asprezze del durissimo scontro di classe in atto, la forza della FIOM alla Fiat si era mantenuta enorme fino al 54, quando con oltre il 63% dei voti eleggeva la maggioranza assoluta dei commissari, ben 100 sui 58 che contavano FIM e UILM prese insieme. E allora che succede? Succede che nelle elezioni dell'anno dopo i rapporti si rovesciano. La FIM diventa il primo sindacato col 40,5%, la FIOM retrocede al 36,7% e la UILM raddoppia i suoi voti passando al 22,5%. La situazione peggiorerà ancora nei due anni a seguire, quando la FIM consoliderà il suo primato e la UILM supererà nettamente la FIOM, ormai consegnata ad una rappresentanza minoritaria fra i lavoratori della Fiat. Lo shock è enorme, enorme, nel mondo comunista, nel mondo socialista, nel sindacato. Nell'esito disastroso aveva indubbiamente pesato la durissima repressione padronale, ovviamente, i pesanti interventi della direzione nella campagna elettorale, al punto che la FIOM non era neanche riuscita a presentare le liste dei candidati in alcune sezioni Fiat. Tuttavia le dimensioni della sconfitta furono tali da determinare uno sbandamento tra le file della FIOM e molti militanti abbandonarono successivamente ogni attività sindacale, mentre la nuova situazione spingeva la Fiat ad accentuare ancora di più la propria attività repressiva. Si può dire che nel 1955, nella più grande e importante fabbrica d'Italia, il padronato cerca ed ottiene il suo 18 aprile sindacale. Cioè la sconfitta politica diventa una sconfitta sociale e sindacale. Ma è a questo punto, per la diretta iniziativa di Giuseppe Di Vittorio, che si apre nella CGIL un profondo esame autocritico, nel quale sin dal primo approccio si rispecchiano il coraggio politico e l'onestà intellettuale del suo segretario. Sentite cosa dice Di Vittorio. Dice: anche se la colpa è al 99% del padrone, se c'è un 1% che ci riguarda, così si esprime al direttivo della CGIL nazionale, è su questo che io voglio lavorare. Dobbiamo cioè dire chiaramente ai lavoratori che anche per i nostri errori il padronato ha potuto portare molto avanti la sua politica di terrore e di coazione.
Dobbiamo dare la prova ai lavoratori che la CGIL ha il coraggio di guardare in faccia la realtà, non di nasconderla, di esaminare la propria azione, di scoprire e denunciare apertamente i propri errori e di fare appello agli stessi lavoratori perché ci aiutino con il loro consiglio, con le loro esperienze, a superare questi errori, queste difficoltà, queste deficienze e quindi a trovare insieme la strada che ci deve permettere di andare avanti. Il metodo, che è sostanza. E poi più precisamente, dice Di Vittorio, specie sul terreno aziendale, sentite l'autocritica dove arriva, noi non abbiamo studiato a fondo i nuovi processi produttivi, le nuove forme di retribuzione e incentivo, molto differenziate tra un'azienda e l'altra. Il nostro più grave errore è stato quello di seguire schemi generali, invece di elaborare nelle fabbriche e nei reparti le rivendicazioni più sentite dai lavoratori. Ritornare lì, questo è il messaggio che dà. La questione che si abbatteva, cioè, come un colpo di maglio sul sindacato Di Vittorio era che negli anni successivi al 45 la CGIL praticava una rigorosa centralizzazione contrattuale che lasciava poco o nessuno spazio alla contrattazione di categoria, per esempio. Non solo, le iniziative delle commissioni interne erano viste con sospetto e spesso osteggiate perché considerate come l'espressione di un sindacato aziendalista, corporativo e divisivo, che comportava la rottura dell'unità della classe operaia. Questa concezione erigeva il sindacato esterno a unico rappresentante genuino degli interessi della classe operaia e della loro unità, mentre strutture come le commissioni interne erano considerate come inevitabili portatrici di interessi particolari, quando non veicolo di un sottogoverno che portava acqua alle direzioni aziendali. Si generava così un paradosso esplosivo. Proprio mentre la CGIL conseguiva la maggioranza assoluta nelle commissioni interne, negava ad esse il diritto alla contrattazione aziendale in ragione di un modello centralizzato che ne affidava il monopolio a chi? Al sindacato esterno. Ciò finì per generare una schizofrenia, una contraddizione che sfociava in una crisi, prima latente e poi esplosiva, di che cosa? Del rapporto con i lavoratori. Su di essa fece leva la Fiat, il cui passo successivo fu quello di revocare ai collettori sindacali le ore di permesso. I collettori sindacali erano quelli che riscuotevano le quote direttamente dai lavoratori, c'era mica la delega che poi sarebbe stata formalizzata. Revocare i collettori sindacali le ore di permesso imponendo la comunicazione formale dei nominativi, con la conseguenza che i collettori della FIOM furono trasferiti di posto in breve tempo e molti di loro vennero inseriti nelle liste dei licenziamenti. La distruzione della rete dei collettori privò la FIOM di uno strumento organizzativo fondamentale per la comprensione dei problemi della fabbrica e per mantenere un rapporto costante con i lavoratori. Si completava così un prosciugamento delle fonti che alimentavano la vita sindacale dentro i luoghi di lavoro. Si trattava allora di avviare una profonda riconsiderazione dell'intera politica contrattuale della CGIL. Questo era il tema che si pose davanti. Operazione tutt'altro che semplice e scontata, come documenta, ho trovato questa negli archivi proprio dalla Camera del Lavoro di Brescia, un'eloquente testimonianza di Gianni Alasia, un quadro storico dell'operaismo piemontese, compagno comunista, che ricorda un attivo che si svolse alla Camera del Lavoro di Torino, dove intervenne il segretario nazionale confederale Oreste Lizzadri, un compagno che pure aveva avuto grandi meriti nel periodo della lotta nella clandestinità, nella fondazione della CGIL unitaria dopo la liberazione. In un'Italia occupata ancora per metà da tedeschi e da fascisti, per una metà e per l'altra dagli alleati. Ebbene, Lizzadri, nel suo intervento, fra lo stupore dei più, affermò che sì, è vero, alla Fiat siamo stati sconfitti, ma guardatevi intorno, la Cina avanza. La Cina avanza. A ben vedere si trattava della replica consolatoria dell'atteggiamento che aveva consentito a tanti compagni e compagne che avevano vissuto gli anni duri del confino politico, quello fascista, di reggere la prova pensando che quella sconfitta era in realtà provvisoria di fronte al luminoso esempio dell'Unione Sovietica.
Ma il punto è che qui non si trattava di guardare altrove, ma di guardarsi dentro, cosa un po' più complicata. Ed è ciò che avvenne, passando per uno scontro aspro che investì l'insieme del gruppo dirigente della CGIL, incontrando l'opposizione più dura in alcune zone del Mezzogiorno e nella FIOM nazionale. Di Vittorio, che pure aveva nutrito a sua volta un forte scetticismo nei confronti del sindacato d'azienda e della contrattazione decentrata, seppe rivedere le sue precedenti convinzioni, aiutato in questo dalla formidabile sensibilità che in ogni momento della sua vita egli ebbe per ciò che si muoveva nelle opinioni, nei sentimenti, nei comportamenti dei lavoratori, dai quali mai e poi mai il sindacato doveva separarsi. Questo per lui era un imperativo. Di Vittorio afferra il problema con determinazione estrema e promuove un avvicendamento drastico nei gruppi dirigenti. Alla FIOM chiama Agostino Novella e Vittorio Foa, mentre a Torino si insedia un gruppo di lavoro del quale fanno parte, tra gli altri, Bruno Tentin, Sergio Garavini, Bruno Fernex e Tino Paci, che saranno fra coloro che organizzeranno il rilancio delle grandi lotte sindacali degli anni fine negli anni 60, con il compito di studiare e comprendere meglio l'organizzazione del lavoro in Fiat e l'impatto delle nuove tecnologie sulla condizione di lavoro. La duplice necessità di formare strumenti di conoscenza capaci di penetrare l'anatomia del processo produttivo e di riplasmare di realtà in realtà una capacità di iniziativa contrattuale non poteva che mettere al centro la questione dello strumento negoziale, la necessità di un'articolazione delle lotte che non comportava affatto una perdita della coscienza e dell'unità di classe, ma al contrario un rafforzamento straordinario del protagonismo operaio. In ciascun luogo di lavoro, in materia di orario, di inquadramento professionale, di retribuzione, di tutela della salute. Viene dunque messa in discussione quella perifericità della fabbrica che viveva nella strategia sindacale che si era rivelata perdente. Nascono qui le premesse, appunto, di quel movimento che nella sua maturità, nell'esperienza consiliarista di chiara impronta gramsciana degli anni 70, produrrà la più estesa esperienza di contrattazione della storia repubblicana, forme di controllo operaio sulla produzione, di potere operaio sui modelli di sindacalismo fondati su un originale intreccio di democrazia diretta e delegata del tutto inediti in Europa e di cui parleremo nel prossimo corso. Un movimento che lascerà per oltre un decennio un'impronta profonda sull'insieme della società italiana, almeno fino a quando? Fino alla nuova sconfitta alla Fiat del 1980, che sembra ancora una volta segnare un passaggio d'epoca, con la fondamentale differenza rispetto al lontano 1956 che la CGIL non volle dopo l'80 o non seppe trovare la capacità di analizzare le ragioni oggettive e soggettive di quella sconfitta, che segnò una profonda involuzione nel rapporto tra sindacato e lavoratori, smarrendo proprio l'insegnamento del sindacalista, del rivoluzionario di Cerignola, il quale ci lascia, guardando alle secche in cui ristagna oggi il sindacato, un secondo grande tema su cui riflettere, che formulerei così: la crisi del sindacato non si risolve, non si supera inventando scorciatoie parapoliticiste, ma ragionando seriamente sul proprio deficit di rappresentatività e rielaborando criticamente la propria strategia per rifondare, come fece Di Vittorio dopo la sconfitta alla Fiat, un modello contrattuale inclusivo, capace di offrire risposte a un mondo del lavoro non più composto in prevalenza della classe operaia centrale nella grande fabbrica, ma frammentato in un arcipelago sociale che la nuova organizzazione del lavoro e le politiche padronali hanno reso marginale e privo di rappresentanza. Quanto invece al complesso genoma di Vittorio e alla statura politica e morale dell'uomo, non abbastanza compresa e apprezzata, io vi invito
a leggere, lo potete trovare in parte anche su internet, se no guardate sempre il sito della formazione, come racconta questo, il ruolo di Giuseppe Di Vittorio, Adolfo Pepe. Io mi limiterò a tornare solo su alcuni aspetti della sua personalità che spiegano la posizione altrettanto e persino più coraggiosa di quella dimostrata nella svolta sindacale che Di Vittorio, come ricordava prima Stefano, assunse di fronte ai fatti, prima di Poznan, Polonia, e soprattutto di fronte all'intervento militare dell'Unione Sovietica in Ungheria. Come è noto, si consumò qui uno strappo profondo fra la CGIL e il PC. Si consumò, vero. Tra Togliatti e Di Vittorio, un contrasto che si protrasse con asprezza lungo l'intero 56 e che aveva come prodromo la diversa valutazione che Di Vittorio dava sul rapporto segreto, attenzione, in cui Khrushchev denunciava i crimini di Stalin al 20° congresso del PQS. Già sui fatti polacchi, Di Vittorio metteva in dubbio una corrispondenza dell'unità che validava le versioni provenienti da Varsavia, secondo le quali la rivolta operaia era in realtà diretta da non meglio definiti agenti provocatori, e replicava in un intervento Di Vittorio sulla stessa unità che un ruolo del genere poteva essere stato giocato da costoro, ma che se non ci fosse stato un malcontento diffuso e un distacco profondo fra i lavoratori, i loro bisogni e il sindacato, questi stessi agenti sarebbero stati isolati. L'articolo terminava con l'indicazione della necessità di un esame serio della questione operaia a Poznan e più in generale in Polonia. Questa posizione sarà conseguita, sarà condivisa dall'intera segreteria confederale, che invierà un telegramma ai sindacati polacchi in cui, dopo aver espresso il dolore e il rammarico dei lavoratori italiani, si dice sicura la CGIL che i sindacati polacchi opereranno efficacemente e rapidamente per soddisfare le legittime rivendicazioni dei lavoratori nel quadro di un progresso economico e sociale della Repubblica Polacca come condizione per isolare e neutralizzare qualsiasi provocazione. Togliatti qui invita Di Vittorio a valutare la potenza del nemico, forte non solo nel suo ma anche nel campo opposto, dice, e quindi a non alimentare disorientamento nel partito e soprattutto di non alimentare la sfiducia nell'URSS. Un invito questo ribadito da Togliatti anche dopo che il maggiore giornale polacco aveva di fatto recepito esplicitamente i rilievi di Di Vittorio. Il 25 ottobre esplode la rivolta in Ungheria, dove la situazione si presenta ancora più complessa e contraddittoria, soprattutto dopo gli sviluppi positivi della situazione in Polonia dopo i fatti di Poznan. Perché in Polonia i sindacati avevano promosso un serio esame critico degli errori compiuti e Gomulka era passato pressoché direttamente dal carcere alla segreteria del partito. Quindi il segnale era arrivato, aveva prodotto. Bene, il 26 ottobre del 56 il Partito Comunista Italiano prende posizione affermando che la richiesta di intervento sovietico è una prova di debolezza da parte del Partito Comunista Ungherese. Ancora più netto era stato Pietro Ingrao, sorprenderà, ma Pietro Ingrao sull'unità parlava di forze controrivoluzionarie all'opera e chiedeva in sostanza di schierarsi perché non esisteva un terzo campo, ma si stava o da una parte o dall'altra della barricata e solo dopo si sarebbe potuto discutere e differenziarsi. Non passano 24 ore e questa volta la CGIL a parlare attraverso una presa di posizione storica. La segreteria confederale, diceva il comunicato, ravvisa in questi luttuosi avvenimenti la condanna storica e definitiva dei metodi di governo e di direzione politica ed economica antidemocratici che determinano il distacco fra dirigenti e masse popolari. La CGIL si augura che cessi lo spargimento di sangue, che si trovi nuovamente la concordia per superare la drammatica crisi attuale, isolando gli elementi reazionari che si sono inseriti in questa crisi col proposito di restaurare un regime di sfruttamento e di oppressione.
In pari tempo la CGIL deplora che sia stato chiesto e si sia verificato l'intervento di truppe straniere e carri armati per le strade. Lo scontro con Togliatti diventa inevitabile, anche perché nel prosieguo del documento si invitavano i lavoratori italiani a non accettare campagne che avrebbero ancor più diviso i lavoratori e quindi a non compiere la scelta di campo chiesta prima da Grau e poi da Togliatti stesso. Nel nostro partito si legge testualmente in una lettera che il 31 ottobre Togliatti invia ai dirigenti sovietici e resa nota da Giulietto Chiesa solo nel settembre del 96, dice: si manifestano due posizioni opposte, entrambe sbagliate. Da una parte ci sono coloro i quali dicono l'abbandono dei metodi staliniani sancito dal 20° congresso è la causa di questo disastro. Dall'altra parte, all'estremo opposto, ci sono gruppi che esigono che l'intera direzione del nostro partito venga cambiata e si richiamano a una dichiarazione fatta da Giuseppe Di Vittorio. Togliatti prosegue. La posizione di Di Vittorio non corrisponde alla linea del nostro partito. Vi assicuro che gli avvenimenti ungheresi si sono sviluppati in modo tale da rendere difficile la nostra azione di chiarimento all'interno del partito. Non è una rottura di poco conto. Cioè subisce un vero processo nel partito. Piccola chiosa, uno solo, un uomo solo, nella direzione del Partito Comunista, il più giovane membro della direzione del Partito Comunista si leva a difendere Di Vittorio, Enrico Berlinguer. E cosa dice questa lettera di Togliatti? Si manifestano due posizioni opposte, ve le leggerò. E proseguì, la posizione di Vittorio non corrisponde alla linea del nostro partito e infine la mia opinione è che il governo ungherese rimanga no alla sua guida Imre Noghe, il segretario, Noghe, questa, si sta muovendo irreversibilmente verso una linea reazionaria. Vorrei sapere se siete della stessa opinione. Era evidentemente un invito all'intervento, probabilmente superfluo perché i sovietici lo avevano già deciso. Lo scontro non si poteva dunque attenuare, perché in gioco erano questioni di fondo, non addomesticabili con equilibrismi dialettici, ed è direttamente Di Vittorio a prendere di nuovo la parola. Di nuovo! Dice, a mio giudizio, sbagliano coloro i quali sperano che dalla rivolta possa risultare il ripristino del regime capitalistico e semifeudale che per decenni ha dominato l'Ungheria. È un fatto che tutti i proclami e le rivendicazioni di ribelli conosciuti attraverso le comunicazioni ufficiali di Radio Budapest sono di carattere sociale e rivendicano libertà e indipendenza. Da ciò si può desumere chiaramente che ad eccezione di elementi provocatori e reazionari legati all'antico regime, non ci sono forze di popolo che chiedono il ritorno al capitalismo. Ad esprimersi così, in modo così netto era appunto Di Vittorio, sindacalista e, attenzione, è già presidente della Federazione Sindacale Mondiale, che interveniva in nome dell'autonomia del sindacato e dell'unità dei lavoratori dopo aver condotto nella stessa Federazione Sindacale Mondiale, già prima dei fatti polacchi e ungheresi, un'esplicita battaglia politica proponendo un documento che affermava l'indipendenza dei sindacati da qualsiasi governo, registrando un'ostilità diffusa espressa nei suoi confronti non solo da parte dei sindacati dei paesi socialisti. Occorre qui, brevemente, tornare su alcuni tratti fondamentali della personalità politica di Di Vittorio. E basta leggere la relazione da lui svolta, anche questa è una lettura di grande interesse, alla terza sottocommissione della Costituente sul diritto di associazione e sull'ordinamento sindacale, da porre a fondamento del nuovo Stato repubblicano per cogliere tutto, a tutto tondo lo spessore e la modernità del suo pensiero politico. In particolare sul tema dell'indipendenza del sindacato, della libertà e della pluralità sindacale, dell'originale concezione della democrazia come condizione dell'unità sindacale. Di lui scriverà Vittorio Foa nel suo libro Il cavallo e la torre,
Scriverà Vittorio Foa: credo di dover riconoscere in quell'uomo il mio solo maestro di politica, non solo di sindacato, di politica. Ed è sempre Foa, qui a ricordarlo è Adolfo Pepe, a rintracciare in Di Vittorio, che porta in sé l'eredità intellettuale, morale e politica del sindacalista rivoluzionario, una coabitazione complessa di due lealtà o di due fedeltà, se preferite, quella alla classe e quella al partito della classe, una sorta di doppia appartenenza, dove però, cosa della massima importanza, la fedeltà al partito non assorbe mai quella della classe e non la subordina a sé. Del resto, Di Vittorio scopre il Partito Comunista vi aderisce nel 24, come è stato detto, attraverso una riflessione sull'avvento del fascismo, che aveva prosciugato il terreno dell'esperimento socialista, sindacalista, che per vivere presuppone la democrazia, cioè la libertà di organizzazione, di propaganda e di movimento. Di qui la necessità del partito politico, che invece può continuare a vivere e a funzionare anche durante la tormenta, assicurando la continuità storica del movimento proletario. Lo scopre così Di Vittorio, l'esigenza del Partito Comunista. Si tratta, a ben vedere, di un percorso simile a quello che portò Antonio Gramsci dall'esperienza dell'Ordine Nuovo, dalla teorizzazione di una classe operaia capace di produrre direttamente politica, all'insufficienza di questo cimento, di fronte alla sconfitta operaia al fascismo e dunque alla necessità di costruzione del Partito Comunista. Di Vittorio non abbandonerà mai l'antica convinzione che il partito non è tutto e il sindacato è sempre l'organo specifico della lotta di classe, l'organo che realizza l'unità anticapitalistica sul terreno degli interessi economici che uniscono tutti i lavoratori. Ed è sorprendente ritornare ad alcune letture del Marx politico, che forse vi sorprenderanno nella breve citazione che ne farò, per vedere come la concezione di Marx del sindacato fosse molto simile a quella di Di Vittorio, piuttosto che a quella che è stata nella tradizione del movimento socialista della seconda e anche della terza internazionale. Mai, scriveva Marx, i sindacati devono essere collegati a qualsiasi associazione politica o posti sotto la sua dipendenza. Se vogliono compiere il compito che è loro, farlo significherebbe portare un colpo mortale al socialismo. Tutti i partiti politici, quali che siano, entusiasmano le masse operaie per un certo tempo. I sindacati, per contro, organizzano tutte le masse in modo durevole. Solo essi sono capaci di rappresentare una classe che deve opporsi giorno per giorno alla potenza del capitale. In Marx c'è, come in Di Vittorio, la consapevolezza che persino attraverso forme primordiali di lotta di classe, il movimento di classe non potrà non trasformarsi in un fatto politico nella misura in cui pone un problema di potere di fronte al capitale. Insomma, ogni volta che un movimento di classe si oppone in quanto classe alla classe dirigente e cerca di piegarla con un'azione esterna, questa è un'azione politica. Per questo, secondo Marx, celebre espressione del Moro, ogni lotta di classe è una lotta politica. Sarà proprio in Grau, molti anni dopo, a rivedere completamente le posizioni a suo tempo espresse di fronte al dramma ungherese, affermando che dove il partito operaio si dà un orizzonte che scavalca la generazione attuale e assume la classe come agente di un rivolgimento storico, il sindacato afferma continuamente la necessità di non smarrire l'oggi, che il problema di una tale dialettica fra sindacato e partito sia reale, continuava in Grau, lo conferma l'esperienza di quei paesi socialisti in cui la riduzione del sindacato ad organo meramente sussidiario del potere politico ha offuscato un momento necessario all'interno delle istituzioni e del movimento popolare e in questo modo ha tolto qualcosa di importante anche al potere politico e di fatto lo ha privato dell'esigenza di un segnale autonomo che continuamente esprima il grado di tensione che si determina tra bisogni attuali dei lavoratori e fini storici della classe.
Nel suo intervento all'ottavo congresso del Partito Comunista, sempre nell'anno orribile, il 1956, Di Vittorio interverrà per rivendicare la piena autonomia e indipendenza del sindacato, liquidando la teoria della cinghia di trasmissione in nome dell'unità che non poteva fare appartenere un sindacato ad un partito, né qui né altrove, quale che fosse il regime politico in auge. Quale che fosse il regime politico in auge. Vorrei concludere citando due passi di altrettanti interventi di Di Vittorio a proposito della sua personalità. Il primo è tratto da un discorso che egli tenne alla Spezia in occasione dei festeggiamenti per i suoi 60 anni. 52. Mentre il secondo lo fece a Bologna nel gennaio del 53, al secondo congresso di che cosa? Della cultura popolare. State a sentire che roba. Entrambi rendono, come meglio non si potrebbe, il senso profondo, indistruttibile dell'appartenenza di Di Vittorio alla sua classe, il riscatto della quale rimase sempre la bussola dell'azione sindacale e politica dell'intera sua vita. Cosa dice alla Spezia? Sentite. Io non sarei stato nulla. Io non sarei stato mai tratto dalla massa anonima dei miei fratelli braccianti di Cerignola e della Puglia se non fosse esistito, se non si fosse sviluppato, se non avesse lottato il movimento operaio organizzato. Ragazzo bracciante semianalfabeta, figlio di braccianti analfabeti, vivente in una società in grande maggioranza di analfabeti, guardati allora generalmente con disprezzo dalla intellettualità del tempo, certo nessuno avrebbe potuto pensare, senza il movimento operaio organizzato, che qualcuno da quella massa dovesse emergere. Avevamo bisogno di aprirci la strada e aprircela con le nostre forze, i nostri mezzi, la nostra volontà per uscire dallo stato di abbruttimento, di umiliazione in cui erano tenuti i lavoratori e conquistarci un destino migliore. Sentivamo il peso della nostra arretratezza secolare e il bisogno imperioso di uscirne. Ed è questo che mi ha portato a studiare, a cercare di imparare, per trovare la via della liberazione che portasse i braccianti della Puglia, del Mezzogiorno, dell'Italia ad assurgere a migliori condizioni di vita e a una superiore dignità umana. Avevamo bisogno di dirigenti e il movimento operaio se li è creati questi dirigenti. E poi a Bologna. Amici congressisti, afferma Di Vittorio, sono lieto di salutare questo grande congresso che ha già avuto una profonda eco nel paese ed è destinato ad avere vaste ripercussioni nelle masse popolari per quanto concerne lo sviluppo della cultura nel popolo. In nome della Confederazione Generale Italiana del Lavoro e dei 5 milioni di iscritti di lavoratori manuali e intellettuali che abbiamo. La nostra Confederazione del Lavoro ha nel suo programma, nel suo statuto, fra i suoi compiti fondamentali, quello di difendere e di sviluppare la cultura nelle masse popolari e lavoratrici, come mezzo essenziale di liberazione, non soltanto di liberazione spirituale dell'uomo, come mezzo cioè di liberazione dall'ignoranza, dalla miseria, dalla superstizione, dai pregiudizi, ma anche come strumento fondamentale di liberazione dall'arretratezza, dalla miseria, dalla povertà, dalla sporcizia, come strumento di elevazione intellettuale, morale, spirituale, ma anche economica e sociale. Perciò la Confederazione del Lavoro e tutte le organizzazioni sindacali annettono un'importanza primordiale a tutti gli sforzi che sono diretti alla diffusione e allo sviluppo della cultura del nostro popolo. Ma prima di questo, attenzione, prosegue Di Vittorio, permettetemi di accennare ad una certa ironia che è stata fatta da alcuni giornali sul mio intervento con un discorso a questo congresso della cultura popolare italiana. Per rendere a suo modo chiaro il significato della mia presenza a questo congresso, un giornale ha scritto una frase appositamente sgrammaticata per dire: qualcuno che è veramente rappresentativo di coloro che non conoscono la lingua italiana e che sono al fondo dell'ignoranza al congresso della cultura popolare. Definiva così Di Vittorio. E allora lui,
Lo scopo è di tentare di rappresentare come estremamente basso il livello culturale di questo congresso della cultura popolare. Ma lo scopo è anche un altro, al quale accennerò brevemente. Bisogna che io dica che in questa ironia di giornali ben pensanti, di giornali che esprimono gli interessi della classe privilegiata e dirigente della nostra società, c'è qualcosa di fondato. Io non ho mai preteso, né pretendo di essere un uomo rappresentativo della cultura. Però sono rappresentativo di qualche cosa. Io credo di essere rappresentativo di quegli strati profondi delle masse popolari, più umili e più povere, che aspirano alla cultura, che si sforzano di studiare e cercano di raggiungere quel grado del sapere che permetta loro non solo di assicurare la propria elevazione come persone singole, di sviluppare la propria personalità, ma di conquistarsi quella condizione che conferisce alle masse popolari un senso più elevato della propria funzione sociale, della propria dignità nazionale e umana. La cultura non soltanto libera queste masse dai pregiudizi che derivano dall'ignoranza, dai limiti che questa pone all'orizzonte degli uomini. La cultura è uno strumento per andare avanti e fare andare avanti, progredire e innalzare tutta la società nazionale. Io sono in un certo senso un evaso da quel mondo, dove ancora imperano in larga misura l'ignoranza, la superstizione, i pregiudizi, gli apriorismi dogmatici che derivano da questa ignoranza. Io lo conosco quel mondo profondamente, ci sono vissuto e so quanto siano grandi gli sforzi che occorrono per tentare di uscirne. Ma in quel mondo, dietro quel muro, vi sono ancora milioni di italiani, milioni di fratelli nostri. Tutte le iniziative, tutte le forme di organizzazione, tutti i tentativi devono essere fatti per accorrere in aiuto di questi nostri fratelli, per aiutarli a liberarsi da questa ignoranza, perché anch'essi possano provare e sentire le gioie e i tormenti dell'accesso al sapere. Dobbiamo andare fra quelle masse di nostri fratelli, chiamarle, stimolarle alla vita nuova, al sapere, al conoscere, a vedere alto e lontano. Dobbiamo andare come un trattore potente su un terreno incolto da secoli per fecondarlo e trarlo a cultura, a vita, a bene della società. Questo sarà praticamente l'ultimo intervento pubblico importante di Di Vittorio. Pare di sentire in sottofondo le parole di Antonio Gramsci, che sul grido del popolo, il giovane Antonio Gramsci, che sul grido del popolo scriveva: «Se è vero che la storia è una catena degli sforzi che l'uomo ha fatto per liberarsi dai privilegi, dai pregiudizi, dalle idolatrie, non si vede perché il proletariato, che un altro anello vorrebbe aggiungere a quella catena, non debba sapere come, da chi e perché sia stato preceduto e quale giovamento possa trarre da questo sapere». Quel Gramsci che invitava cioè le masse diseredate e in primo luogo i comunisti a imparare, a studiare, a essere all'altezza del compito straordinario che essi avevano affidato a se stessi, quello di cambiare in radice il mondo in cui viviamo per costruirne uno di liberi ed uguali. Di Vittorio svolse esattamente questo percorso, quello che portò il Cafone di Cerignola a costruire le condizioni del proprio riscatto insieme a quello della sua classe. Di Vittorio capì nel profondo quello che Gramsci non si stancò mai di raccomandare, quando scriveva che occorre, questo è Gramsci che parla, occorre persuadere molta gente che anche lo studio è un mestiere. È molto faticoso, con un suo speciale tirocinio, oltre che intellettuale anche muscolare e nervoso. È un processo di adattamento, è un abito acquisito con lo sforzo, la noia e persino la sofferenza. Uno sforzo necessario perché la cultura è organizzazione, disciplina del proprio io interiore, è presa di possesso della propria personalità, è conquista di una coscienza superiore per la quale si riesce a comprendere il proprio valore storico, la propria funzione nella vita, i propri diritti, i propri doveri. Nel primo anniversario della morte di Antonio Gramsci, Di Vittorio pubblica proprio sulla Voce un articolo in cui descrive, come meglio non si potrebbe, il profilo politico e morale del rivoluzionario sardo.
Antonio Gramsci, scrive Di Vittorio, non era un contemplatore, né il freddo scienziato che limiti la sua soddisfazione alla esattezza della diagnosi. Antonio Gramsci rappresentava la sintesi più completa dello scienziato scrupoloso, dell'uomo d'azione e del capo rivoluzionario. Egli fu il più grande marxista che abbia avuto l'Italia, quello che meglio di ogni altro seppe trarne gli insegnamenti concreti e che compì i più grandi sforzi per applicarne il metodo alla situazione del nostro paese. Divenuto capo del partito della classe operaia, Antonio Gramsci seppe vivere fra gli operai, seppe parlare con loro, seppe apprendere da loro e seppe dar vita al più interessante movimento unitario creato dalla classe operaia italiana, sia per la sua forma originale d'organizzazione che per la precisione e l'ampiezza dei suoi obiettivi, i consigli di fabbrica. Discutendo con Gramsci sul programma dell'Associazione di Difesa dei Contadini d'Italia, fondata nel 24, discutendo con Gramsci, scrive Di Vittorio, io sentii la profonda commozione con la quale Gramsci considerava la miseria crescente dei pastori della sua Sardegna, dei contadini poveri del Mezzogiorno, dei braccianti di tutta Italia. Io sentii l'odio che si sprigionava dai suoi occhi penetranti contro i banchieri e i filibustieri del grande capitale del Nord, che saccheggiano il Mezzogiorno e tutto il popolo lavoratore d'Italia. Unire i contadini e i braccianti attorno al proletariato industriale, unire tutti gli strati del popolo attorno alla classe operaia e al suo programma di emancipazione generale della società, non fu mai per Gramsci una mera questione tattica, ma bensì il risultato della convinzione profonda che l'unione del popolo attorno alla sua classe d'avanguardia, la classe operaia, è la via maestra per giungere alla liberazione di tutto il popolo. Di Vittorio non conobbe l'opera fondamentale attraverso cui Gramsci poté parlare e ancora parla al mondo intero, i suoi Quaderni del carcere, che, come sapete, furono conosciuti per la prima volta, non nella forma di un'edizione critica, soltanto a partire dal 1948. Ma grazie alla sua formidabile sensibilità di proletario, egli seppe intuire, oltre 20 anni prima, tutta la portata. C'è fra gli altri un passo dei Quaderni, nel quale sono convinto Di Vittorio si sarebbe riconosciuto. Ed è l'ultima cosa che vi consegno. È un brano intitolato Passaggio dal sapere al comprendere, al sentire, e viceversa, dal sentire al comprendere, al sapere. Secondo me, ve l'affido così, per quanto è possibile sottolineare il valore di questo pensiero, come una pietra miliare, valida ieri e domani, e oggi ovviamente. Scrive Gramsci in quel passaggio, in quel testo. L'elemento popolare sente, ma non sempre comprende o sa. L'elemento intellettuale sa, ma non sempre comprende. E specialmente sente. I due estremi sono pertanto la pedanteria e il filisteismo da una parte e la passione cieca e il settarismo dall'altra. Non che il pedante non possa essere appassionato, anzi, la pedanteria appassionata è altrettanto ridicola e pericolosa che il settarismo e la demagogia più sfrenati. L'errore dell'intellettuale consiste nel credere che si possa sapere senza comprendere e specialmente senza sentire ed essere appassionato. Cioè che l'intellettuale possa essere tale e non un puro pedante se distinto e staccato dal popolo-nazione, cioè senza sentire le passioni elementari del popolo. Non si fa politica, storia, senza questa passione, cioè senza questa connessione sentimentale tra gli intellettuali e il popolo. In assenza di tale nesso, i rapporti dell'intellettuale col popolo sono o si riducono a rapporti di ordine puramente burocratico, formale. Gli intellettuali diventano una casta o un sacerdozio. Se invece il rapporto fra intellettuali e popolo, tra dirigenti e diretti, tra governanti e governati, è dato da un'adesione organica in cui il sentimento passione diventa compressione e quindi sapere, solo allora
il rapporto diventa di rappresentanza e avviene lo scambio di elementi individuali tra governanti e governati, tra diretti e dirigenti, cioè si realizza la vita d'insieme che solo è la forza sociale, si crea il blocco storico. Ecco, in questa descrizione io credo si incarni come in pochi altri esempi di dirigenti comunisti, di quella statura, non ce ne sono stati troppi, la figura umana, culturale e politica di Giuseppe Di Vittorio. Grazie.